Ciao a tutti, Colors. Ho cercato per questo video, data l'importanza che ricopre, di curare un pochino di più la luce. Ridicchio, ma in realtà è per nascondere una certa tensione riguardo quello che sto per dirvi. Vi avevo detto che mi sarei fermato col girato e mi ricordo benissimo di questa cosa, probabilmente. Verrà un altro video prima di questo, non lo so, devo ancora decidere bene. Ma ho dovuto fare un'eccezione a questa regola perché mi è arrivata un'idea da parte di un'amica. Questa idea si ricollega al video che avevo fatto un po' di giorni fa. Titolato Me ne vado da qui, qualcosa del genere, ve lo metto nelle schede, dove comunque sia annunciavo il fatto che avevo fatto domanda per entrare in struttura. Domanda che per inciso è comunque stata spedita, purtroppo almeno vi ho preso in giro, vorrei che fosse una bugia, però comunque sia c'è una sorta di clausola che permette di rifiutare anche nel momento in cui uno venisse chiamato. E comunque la lista d'attesa è molto lunga, si va da un minimo di 2 anni a seguire. Quindi, prima di poter accettare un'ipotesi del genere, ho deciso di ascoltare il consiglio di questa amica e di tentare il tutto per tutto. Già, ho provato in passato a creare delle fonti di guadagno attivando la monetizzazione su YouTube, ma purtroppo non rientro nelle 4.000 ore, ne ho circa 660, invece ho i 1.000 iscritti. Quindi questa al momento non può essere una fonte reddituale. Veniamo però al consiglio della mia amica. Il consiglio della mia amica è stato di aprire una money box su PayPal. So che molti YouTubers usano PayPal, però lo usano per comprare delle attrezzature per il canale. Per me in questo momento c'è un altro tipo di urgenza. Io in realtà, come si sarà capito dalla concitazione di quel video, non voglio andare minimamente in struttura, però capite anche che non si può vivere tutta la vita al terzo piano senza ascensore, con un montascale che io chiamo montascale, ma poi in realtà non è un montascale vero e proprio, ma si chiama scoiattolino, che comunque si è soggetto ad usura, è già usato, è stato già usato prima che io avessi accomodato. Si è rotto un sacco di volte, non posso accomodarlo autonomamente perché mi viene passato dalla ASL, anzi adesso si chiama USL su desktop, precisiamo. E come ho detto prima, non riesco a guadagnare da YouTube e non riesco neanche a trovare un lavoro decente. Ora, il senso del video qual è? Io ho aperto una money box su PayPal. Io ve la lascerei nell'info box con una sola richiesta, o meglio due richieste. La prima è critiche sterili, evitiamole perché altrimenti mi costringete quantomeno a moderare i commenti ed è una cosa che vorrei evitare. La seconda è chi non può donare non si faccia venire i sensi di colpa. Perché non ce n'è alcun motivo. Semplicemente vi chiedo la condivisione. Condivisione, 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 condivisione. E ovviamente, come è stato per il cagnolino, me ne accorgo se condividete, perché se faccio le solite 115 visualizzazioni, che sono tutte di miei amici, cioè me ne accorgo se non avete condiviso. Quindi vi pregherei, almeno se non condividete, di non scrivermi condivido. Io nel frattempo sto facendo i miei passi, sto continuando a cercare il lavoro, ma niente. Sto
cercando di condividere ovunque, mi hanno accettato di condividere anche delle pagine molto grosse, che ringrazio, anche se non nomino perché non ho chiesto il permesso. Quello che vi chiedo è la condivisione massima di questo video. La donazione è e deve essere libera, sia per quanto riguarda la scelta di fare e non fare, sia per quanto riguarda la scelta dell'importo. Ho deciso di non mettere limite. Bene, io onestamente non so cosa altro dire in questo momento, onde per cui vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio già da ora per le eventuali condivisioni, vista la serietà dell'argomento non metterò sigle, non metterò probabilmente nemmeno video correlati e sicuramente ci vedremo al prossimo. Ciao a tutti.